Che postura tiene? L'abbiamo fatta questa analisi, cioè, noi siamo passati attraverso, scusate, gli ultimi 70 anni di storia, i miei colleghi, i miei maestri, quelli che hanno avuto il costume di decodificare il linguaggio non verbale oltre che quello verbale, hanno parlato tanto a lungo del comportamento, dell'atteggiamento fisico dei nazisti, dei fascisti, dei toni, dell'uso della voce, c'è la terapia psicovocale, si capiscono male di cose. Come mai tutti questi strumenti non vengono mai usati per parlare della salute mentale di chi ci governa? Io direi... Scusate, se vogliamo capire il futuro del mondo, mettiamo le nostre famiglie e i nostri bambini in mano a gente che la salute mentale ce l'ha. O che se non ce l'ha, si cura. E che se non si vuole curare, non si deve curare a spese delle persone che vivono quotidianamente problemi e drammi. Perché? Perché il microcosmo familiare è come il macrocosmo sociale. Il microcosmo familiare è il primo nucleo. Allora, quando noi abbiamo pensato al decalogo della pace, abbiamo detto, primo, la pace non è un'utopia, si può realizzare. E abbiamo usato una frase di Oscar Wilde che dice, una mappa del mondo che non prevede il paese dell'utopia non merita neppure uno sguardo. Quindi non mi dite, è un'utopia parlare di pace, di cambiamento, non è un'utopia. E comunque, se fosse un'utopia, vivere merita vivere l'utopia. Secondo punto abbiamo detto la pace, visto che parlate tanto di pace, comincia in grembo alla madre. Il grembo della madre è quello decisivo, no? Allora vorrei gettare un secondo sassolino. Ci sono infinite comunicazioni neurochimiche che passano tra una mamma e una donna, si tratta di una donna, anche quando l'utero è in affitto, e il bambino che porta in grembo, prima che quel bambino e quella bambina vengano al mondo. Quando vengono al mondo quel bambino e quella bambina hanno già un patrimonio di esperienze emozionali profondissime sulle quali si basa poi il futuro della loro crescita. Allora, se vogliamo parlare di futuro dei bambini, parliamo anche di vita prenatale, parliamo di come concepisce e chi concepisce, di come stanno le donne che portano avanti i bambini. Parliamo di nidi, parliamo di assistenza, parliamo di un libro che non è mio. Un libro di un grande giornalista, si chiama Salvatore Giannella. Salvatore ha scritto un libro che si chiama Voglia di cambiare e ci racconta come nei paesi scandinavi, in particolare sta parlando della Finlandia, della Danimarca, eccetera, quando una donna segnala d'essere incinta, accompagnata o no, con marito o meno, sola, che lavori o non lavori, chiede di essere accompagnata. Gli danno un tutor che nei primi 3 anni di vita del bambino, dalla vita prenatale alla nascita, all'inserimento nel lavoro, sia in coppia o meno, non ha importanza. Curando tutti gli aspetti l'accompagna. Bene, i primi 3 anni di una vita di un bambino sono decisivi. Se noi vogliamo capire il futuro e vogliamo cambiarlo il futuro, dobbiamo capire che quando un bambino ha 10 anni e ha fatto una serie di esperienze negative all'interno del nucleo primario, familiare, senza autorità genitoriali in grado di aiutarlo, senza possibilità, senza in miseria oppure in ricchezza con miseria affettiva, se quel bambino nei primi 10 anni, dico 12 perché si è allargato, non ha avuto tutta una serie di sostegni, aiuti, indicazioni, possibilità, guide, eccetera, quel bambino, quella bambina si trova in condizioni di estremo pericolo perché diventerà un adulto, rattoppare i problemi del quale sarà un'impresa. Allora, scusate, perché non facciamo prevenzione cominciando come fanno in Finlandia? La Finlandia era poverissima, Non è una nazione ricca, era molto povera. Poi piano piano, anche l'Italia. L'Italia, scusate, è una battuta cattiva, l'Italia è una paccata di diamanti che tutti i giorni viene buttata al cesso per incompetenza di chi governa.